inizio pomeriggio a tutti i telespettatori di Classe NBC e bentornati a Market Driver, il programma di approfondimento che cerca di determinare quali sono i driver che muovono il mercato. Quest'oggi in qualità di ospiti abbiamo Carlo Alberto De Casa in collegamento Skype dalla sala operativa di Exchange di Londra. Buongiorno Carlo Alberto. Buon pomeriggio Enrico a te e a tutti i tuoi telespettatori. E un buongiorno anche a Nicola Giuliani dell'ICREA, però quest'oggi sotto il cappello Action Forex. Buongiorno Nicola. Buonasera, buongiorno. Allora, sicuramente il tema dominante di questo inizio di giornata è l'elettura, l'incarico dato da Napolitano a Enrico Letta. Cominciamo da Nicola Giuliani. Come interpreti questa decisione e specie quali ritorsioni potrà avere sul mercato, Nicola? Questa decisione rappresenta un pochino una specie di compromesso per dare un pochino un senso di rinnovamento a tutto. La posizione, la rielezione di Amato avrebbe significato un ritorno molto al passato, quindi direi che la rielezione di Letta in questo senso dà un pochino più di novità al tutto. Però il tutto è un pochino inficiato da delle dichiarazioni che sono uscite subito dopo l'elezione di Letta da parte del PDL, e detto che praticamente si ritira l'IMU e si rimborsa l'IMU anche già versata del 2012, oppure non si inizia neanche il governo. Quindi ancora non è partito il governo, ma già ci sono le prime tensioni. Esattamente, quindi non è che partiamo sotto i migliori auspici. Questa dichiarazione va un pochino contro anche quello che ha detto Napolitano di accettare larghe intese, quindi adesso Berlusconi si sente chiaramente un pochino più forte anche nei sondaggi, quindi tenta un pochino di forzare la mano. Il fatto di poter eliminare l'IMU e soprattutto rimborsare l'IMU precedente mi paiono due cose che forse il governo non sarà in grado di fare se vorremmo rispettare il livello del 3% di deficit, soprattutto in un momento in cui la Comunità Europea sta pensando di togliere all'Italia il deficit e la procedura di deficit eccessivo. Quindi in questo momento mi parrebbe poco opportuno da parte del governo avanzare queste ipotesi. Quindi già si prospetta questa tensione, anche perché Berlusconi si sente un pochino il vincitore di questa tornata e quindi in questo caso vuole un pochino forzare la mano. Allora, alla luce delle considerazioni che stava facendo Nicola Giuliani, Carlo Alberto De Casa, la tensione, se diciamo il fil rouge è questo, non mancherà sui mercati italiani. Come comportarsi secondo te? C'è un'analisi del collega che spiegava in maniera dettagliata tutto il quadro generale. E abbiamo visto un indice italiano salire, nonostante il quadro generale sia tutt'altro più chiaro, e le tensioni vanno ad accumularsi con questo accordo che stenta ad arrivare. Senz'altro non sarà soltanto l'Italia a pagarne, ma anche l'euro. Stiamo parlando della terza economia dell'eurozona, quindi anche l'euro andrà a risentire di queste tematiche. Chi può andare a essere più penalizzato sono senz'altro i titoli italiani. Certo. Come vedevamo già, proprio oggi Pomellato è stata acquistata dal gruppo Kering, quindi potremmo avere una situazione nella quale la crisi italiana continua ad essere un altro gioiellino che se ne va, credo. Un altro gioiellino che se ne va, quindi potremmo avere una situazione in cui sui mercati la crisi continua a farsi sentire, potremmo avere aziende italiane che continuano ad essere acquistate, magari le aziende buone o magari alcuni settori dove l'interesse continua a essere alto, che vengono acquistate da aziende estere. Certo. Senz'altro sono i bancari, solitamente non è un comparto che gradisce molto questo tipo di incertezze, ma nel complesso è l'indice stesso ad essere penalizzato. Allora, altro tema abbastanza interessante è l'ipotesi di una decisione taglio dei tassi a livello europeo. Nicola? È possibile? Sì, abbiamo visto ieri già i dati che sono usciti a livello europeo, già il PMI dell'Eurozona è uscito ben al di sotto delle aspettative. Effettivamente ieri abbiamo avuto un netto ritracciamento dell'euro-dollaro, eravamo partiti ieri mattina intorno a 1,3080, in 10 minuti circa abbiamo perso quasi una figura andando a testare subito il supporto a 1,2980, quindi ieri già si arriva a questo settore, confermato dall'IFO di oggi che è uscito a
104,4, ben sotto le attese di 106,2, quindi si conferma questo momento, insomma, di crescita molto molto lenta per l'Europa. Quindi direi che la BCE, anche visto le ultime considerazioni fatte da alcuni esponenti della Banca Centrale, direi che forse la BCE la prossima settimana potrebbe tagliare i tassi di 1,025, quindi direi che a questo punto le condizioni sono mature forse per il primo ripasso dei tassi. E l'euro effettivamente ne sta risentendo un pochino di questo fatto, però dall'altra parte il fatto che gli spread sui periferici si siano ristretti, questo dà un pochino più di forza all'euro, quindi l'euro è un pochino stretto fra una forza relativa che viene data da questo restringimento degli spread periferici, tra cui certamente quello dell'Italia, e dall'altro da queste prospettive forse di ripasso di tassi. Ieri abbiamo sentito anche diversi rumor che la Cina comprava intorno a 1,2980, quindi ecco, anche dal punto di vista operativo possiamo dire questo, quindi ecco, quello è un livello, il livello 1,2960-80 è il livello che il mercato in questo momento sta sentendo molto. Questa mattina dopo l'IFO siamo andati direttamente di nuovo e abbiamo ben rimbalzato da 1,2960-80, quella l'area un pochino in cui appaiono diversi bid sul mercato, quindi in questo momento l'euro è stretto da queste due situazioni. Carlo Alberto, quest'oggi c'è stato anche l'asta dei CTZ, è andata molto bene per l'Italia, è stato coperto tutto l'ammontare, ma non solo, anche i tassi sono calati. Tutto bene, insomma? Ma direi di sì, anche se mi lasci mangiare questa provocazione, mi sembra che ci sia stato un eccessivo entusiasmo sia negli asti di ieri che in quelle di oggi, perché come spiegavamo all'inizio trasmissione la situazione è tutt'altro che chiara. Assolutamente. Quindi questo eccessivo entusiasmo potrebbe essere pagato in seguito. Senz'altro, meglio avere tassi bassi, meglio calmierare lo spread, tuttavia ciò non vuol dire in automatico che si è trovata una soluzione definitiva a ogni problema. Mi pare corretta l'analisi del collega per quanto riguarda l'euro-dollaro, che al momento vediamo essere tornato sotto quota 1,30, mentre un'ora fa eravamo tornati invece sopra quota 1,30. Allora, caro Alberto, non mi anticipare niente, magari mandiamo in onda la pubblicità. Perfetto. E dopo affrontiamo meglio il discorso valute, temi operativi e dunque... Capito.